Speciale, grande, umile, per me è stato e sarà sempre un maestro. Zio Mario, sei nel cuore di tutti noi, una persona che ci ha trasmesso valori nella vita. Ti ricorderemo sempre, un uomo indimenticabile, grande uomo, sottile ed arguto politico. Non c'è posto, vicolo, strada, edificio o faicchio che non mi ricordi il mio caro zio Mario, perché lui era, è, sarà il cuore, l'anima e l'essenza di Faicchio. Il ricordo sui social di Mario Borrelli. A 3 anni dalla sua scomparsa, un post con foto dei familiari ha rievocato pensieri, aneddoti, opere, la vita di un uomo che ha fatto della famiglia e della politica le sue ragioni di vita. Sindaco per 32 anni, dal 1971 al 1993 e dal 2004 al 2014. Amministratore, politico, testimone del tempo e dei tempi, ex primo cittadino, consigliere e assessore provinciale. Un uomo, un padre, un marito, un nonno. Che amava il suo territorio e non dimenticava le sue radici. Ricordava e menzionava tutti, un politico che adorava le periferie e con una sempre appassionata visione del futuro. Esortava i cittadini a fare la loro parte e conduceva iniziative proprio per la collettività. Le bellezze storiche e naturali del paesaggio rappresentavano, secondo Mario Borrelli, la risorsa preziosa alla quale legare la ripresa economica e culturale e civile della comunità e della provincia di Benevento, spesso dimenticata. Per molti è stato un compagno di lavoro prezioso, serio e leale. Alla famiglia e agli amici ha lasciato un vuoto il 24 gennaio del 2015, un vuoto che cercano di colmare con l'impegno quotidiano, come avrebbe fatto lui, portando avanti progetti e valori che lo hanno visto lavorare con tenacia e passione fino all'ultimo giorno della sua vita. Zio Mario, una testimonianza di vita e di impegno politico, un esempio per tutti.